Oltre mezzo milione di avvisi di evacuazione a Okinawa, nel sud del Giappone, dove il tifone Neoguri ha causato la chiusura forzata di scuole, centri commerciali e uffici pubblici. In base ai media locali ci sarebbero almeno 8 feriti, mentre sono oltre 22.000 le famiglie rimaste senza luce in più di 20 municipalità. Le autorità hanno invitato gli abitanti delle zone a maggiore rischio a restare in casa, preparandosi a proteggersi da venti fino a 250 km orari. Le agenzie meteo giapponesi hanno classificato il fenomeno al primo livello della scala di allerta definita l'anno scorso. Secondo un esperto, il tifone, che sulle coste ha prodotto onde alte più di 14 metri, è uno dei più pesanti mai registrati a luglio. Cancellati per il maltempo anche centinaia di voli, con ovvie conseguenze anche sull'aeroporto di Tokyo, dove si registrano numerosi disagi.